Quando il cabalista realizza in questa vita tutto questo sistema di leggi, significa non che lui legge un libro di università e allora lui capisce, ah, ci sono queste leggi. Lui le sente, lui si evolve fino a sentire queste leggi, a sentire questo sistema. Lui sviluppa un'altra specie di desiderio, questo potenziale di cui stiamo parlando, potenziale interno, attraverso il quale lui inizia a sentire un sistema che esiste fuori dal suo meccanismo chiamato il desiderio di ricevere, delizia e piacere. Noi vedremo come vediamo la realtà solo attraverso questo meccanismo. Piacere, 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 che è un 0,000% di tutta questa realtà che è basata su leggi di connessione, di desiderio di dare. Io non percepisco questa realtà. Ma il cabalista, quando inizieremo a sviluppare questo desiderio nuovo, inizieremo a percepire una realtà che non è limitata per ora come la nostra, ma una realtà che va al di sopra di spazio, al di là di spazio, tempo, tutti questi concetti innati al desiderio di ricevere limitato. E allora iniziamo a vedere che veramente non c'è vita, non c'è morte, sono immaginazioni che succedono nel desiderio. Ma senza il desiderio, il secondo desiderio speciale che dobbiamo sviluppare, non potremo sentire, non potremo recepire nessun altro tipo di esistenza. Perciò, dopo che la vita avvertita in questo desiderio di ricevere nostro si conclude, non abbiamo nessun altro mezzo di sensazione, non possiamo sentire nessun'altra esistenza. Questo mezzo di esistenza lo dobbiamo sviluppare in questa vita.